Quest'oggi Legambiente entra nel plesso di San Giovanni, fa parte del primo circolo delle scuole materane, una scuola materna che ha bisogno di un po' più di attenzione da parte delle istituzioni, ma anche da parte dei cittadini. E l'iniziativa di oggi vede la partecipazione di alcuni genitori che hanno scelto di dedicare un po' del loro tempo per abbellire la scuola dove i loro figli ogni giorno vivono. E la richiesta di Legambiente a questo punto è che l'amministrazione, ma anche tutti i cittadini, partecipino un po' di più alla vita scolastica, che si impegnino a dedicare una piccola parte del loro tempo, a spegnere la televisione 2 ore alla settimana per venire a scuola e per partecipare alle attività, per collaborare con le insegnanti, ma anche come stiamo facendo oggi, per dipingere semplicemente le pareti. Non è un impegno che richiede un dispendio eccessivo di tempo, ma porta per i bambini e per i genitori e per gli insegnanti un giovamento che si vede nell'impegno scolastico. Anche i bambini verranno a scuola con più voglia dopo questa iniziativa e metteranno la firma sui loro muri. Le mamme di sera venerdì della scuola materna chiedono al sindaco se invece di spostare la fontana da una parte all'altra, perché il divieto di sosta non ce l'ha, perché non ha imbiancato le scuole, non soltanto questa, anche altre. Tanti soldi sono stati tanti per spostare la fontana. Su e giù saranno 40 anni che non viene imbiancato. Noi genitori, volevo dire, che abbiamo messo i copri termosifoni, abbiamo pagato per mettere i copri termosifoni, abbiamo pagato per comprare un albero di Natale. Un albero di Natale. No, l'hanno portato Legambiente, con loro e anche alcuni volontari che ci hanno dato una mano. Non possono neanche pittare nelle aule, solo fuori il salone. E al sindaco chiediamo soltanto il materiale. Poi dopo a pittare ci vediamo noi genitori, ci mettiamo una sezione alla volta e ci ripittiamo. Anche le maestre sono d'accordo.